Ciao, sono Sbirbi e questo è il mio Panoramic Workout. Il mio amore per i viaggi e lo sport all'aria aperta mi hanno spinta a creare un progetto di esperienze di movimento a impatto zero per diffondere le bellezze del mio territorio. Lecco è la destinazione perfetta per chi ama l'outdoor. Credo nella sintesi tra un turismo consapevole e cittadini attenti. Il movimento stimola positivamente corpo e mente ed è fondamentale per trovare un equilibrio psicofisico. Grazie a questo programma potrai allenarti ovunque ti trovi. Spero di farti scoprire e apprezzare Lecco con occhi diversi, quelli di chi ogni giorno lo inizia con gratitudine. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Panoramic Workout con Sbilbi. Oggi ci troviamo in una location super. È proprio l'inizio del ramo est del lago di Como, dove possiamo ammirare malgrado l'intera città di Lecco e le Alpi innevate. Siamo qui perché è comodissimo avere questi gradoni per fare un allenamento con focus sul lower body, quindi la parte bassa. Io lo uso sempre per appunto esercitarmi in questi tipi di esercizio. Adesso inizieremo, faremo 45 secondi di allenamento e 15 secondi di pausa. Ci prepariamo e pronti ad iniziare. Bene, iniziamo. 3, 2, 1, salgo, gamba destra. Scendo e cambio, gamba sinistra, in affondo avanti, salendo sul gradino. Se voglio posso aggiungere anche un saltello, altrimenti salgo e scendo normalmente. Appoggio tutta la pianta del piede sul gradone. Ancora 15 secondi. Cinque, tre, uno, stop. Recuperiamo, prendiamo fiato per 15 secondi. Dopodiché ci posizioniamo a lato del gradone. Come sempre, spalle lontane dalle orecchie, guardo avanti e via. Mi siedo e mi alzo. Molto lentamente. E su. L'addominale contratto, le braccia avanti a livello delle spalle. Piano piano scendo, mi siedo e mi alzo in piedi. Tengo sempre una posizione corretta e mi godo questo spettacolo davanti a me. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Sfrutto ancora questo bellissimo gradone partendo da sopra e scendiamo appoggiando la punta dei piedi ma quasi sfiorando il pavimento. Tra 3, 2, 1, via. Sempre alternato. Il mio peso in avanti, la gamba d'appoggio è quella sul gradone. Le spalle basse, l'addome contratto. Continuo a respirare. Quattro, due, uno e stop. Recuperiamo altri 15 secondi. Iniziamo con gli affondi laterali alternati. Scendo bene, piegando una gamba, portando i glutei indietro, il petto ben aperto, una gamba
tesa, l'altra si piega. Faccio attenzione a non oltrepassare la punta del piede con il ginocchio piegato. Scendo indietro bene con i glutei. Il petto ben aperto. 5 secondi. E stop. Respiro per 15 secondi e intanto apro i piedi più o meno li punto a 45 gradi e tra 5 secondi mi preparo e vado in squat. Via. Scendo e su. Quando scendo le cosce arrivano ad essere circa parallele al suolo. Le spalle sono lontane dalle orecchie, il petto ben aperto, la schiena dritta. Controllo anche qui che le ginocchia non oltrepassino la punta dei miei piedi. Scendo invece bene indietro con i glutei. Mentre respiro, quest'aria bellissima. 4, 3, 2, 1 e stop. Respiro ancora 15 secondi e poi unisco di nuovo i piedi, lasciando più o meno una mano di distanza uno dall'altro. Tra 3 secondi facciamo degli affondi incrociati all'indietro. Via. Faccio una specie di inchino. Scendono soltanto i fianchi e il ginocchio che arretra non tocca per terra ma sfiora soltanto il suolo. Continuo a tenere sempre il petto ben aperto, l'addome attivo. Cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Recuperiamo ancora 15 secondi. Ci posizioniamo dietro il gradone e saliamo gomito verso il ginocchio opposto. Ancora 10 secondi. Uno, stop. Ci portiamo sul fianco del cubo. Questa volta solleviamo un piede prima di sederci. 3, 2, 1, via. E mi siedo. Mi alzo di nuovo, sollevo il piede opposto, mi siedo, torno su. Quando mi siedo lo faccio lentamente. Tre, due, uno, stop. Ci posizioniamo adesso sul cubo. Ci sdraiamo su un lato, la gamba sotto è piegata, la gamba sopra è tesa e slancio la gamba verso l'alto.
tengo il tiro a martello. Lavoro bene con il gluteo. E mi godo questa atmosfera tra gabbiani. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno e stop. Cambiamo lato. Quindi gomito sotto la spalla, gamba sinistra tesa e sollevo e scendo. La gamba destra appoggia insieme al mio fianco destro sul gradone. Continuo a respirare. 4, 3, 2, 1, stop. Iniziamo con lo stretching. Piano piano solleviamo il piede destro da terra, il piede sinistro è piegato. Troviamo l'equilibrio e tiriamo leggermente il piede destro verso il nostro gluteo. Sentiamo un piacevole allungamento del quadricipite. Piano piano lasciamo andare questo piede. Si solleva il ginocchio e lo tiro verso di me. Piano piano lo lascio andare, appoggio il piede destro a terra, sollevo leggermente il sinistro fino a trovare equilibrio poggiando sul piede destro e tiro il mio piede sinistro al gluteo. Sento una piacevole brezza che mi sfiora, mi godo questo momento di relax e di allungamento. Piano piano lascio andare anche questo piede e lo porto al petto. Lentamente scende e a questo punto mi metto a sedere sui piedi. La schiena dritta, il petto che si avvicina alle ginocchia, le mani tese davanti a noi con le spalle lontane dalle orecchie. Sentiamo allungare tutti i muscoli delle gambe. Ora rimaniamo con il peso sulla gamba sinistra, allungo all'esterno la gamba destra. Cerco sempre di tenere la schiena allungata e il petto verso il ginocchio. Piego la gamba, stendo la gamba opposta. Respiro, ascolto il mio respiro che è tornato ad un ritmo naturale. Sento l'aria che entra e che esce.
Non cerco di modificare il mio respiro, ma di ascoltarlo. A questo punto mi sposto sulla gamba destra, sinistra, scusate, allungo la destra indietro e sollevo il petto, spingo il bacino leggermente avanti e indietro, avanti e indietro, ancora una volta, rimango e torno al centro, passo al piede destro e faccio la stessa cosa, shifto avanti e indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, rimango. Appoggio le mani, piano piano torno al centro, sempre in questa posizione. Mi siedo sui piedi, che sono completamente appoggiati a terra. Se non riesco posso stare sulle punte. Congiungo le mani, le porto al petto e con i gomiti spingo le ginocchia all'esterno. Respiro in questa posizione. Sento un profondo senso di gratitudine per tutto ciò che mi circonda. Per l'aria che respiro, il sole che mi illumina il volto e per essere viva e potermi dedicare al mio benessere. Piano piano ci prepariamo per fare i nostri tre grandi respiri. Inspiriamo dal naso e espiriamo dalla bocca, tutta l'aria che riusciamo ad immagazzinare e rilasciando tutte le tensioni e gli stress. E inspiro, guardo in alto e espiro, lascio andare completamente. Inspiro, mi allungo, espiro e l'ultimo, inspiro, guardo in alto, espiro, lascio andare. E vi ringrazio per aver partecipato anche questa volta all'allenamento con Spilvi. Il workout panoramico torna alla prossima puntata. Ciao a tutti!